Maggio 2010. Assieme all'occhio di Jack si chiude anche Lost. E da allora è partita una caccia senza fine. A cosa? All'erede di Lost? Ci siamo illusi con Flash Forward, qualcuno ci ha creduto con The Leftovers e Wayward Pines. Insomma, laddove c'era mistero, inquietudine e soprattutto tanti interrogativi che appassionavano il pubblico, cercavano disperatamente il degno successore di un fenomeno forse irripetibile come Lost. Ma cosa significa l'erede di Lost? È quello che sembra chiedersi Yellow Jackets, dramma al femminile arrivato quasi un po' in sordina su Sky Atlantic e Now. La serie si è dimostrata una vera sorpresa seriale. Grande qualità, mistero, inquietudine e, dopo un inizio abbastanza lento, un cambio di passo che fa ingranare la serie per poi travolgere totalmente. E allora, ecco perché secondo noi Yellow Jackets è l'erede di Lost, senza essere l'erede di Lost. La trama di Yellow Jackets è presto detta. Un gruppo di ragazze di una squadra di calcio femminile nel 1996, dopo essersi qualificata per le nazionali, è in volo insieme al coach e accompagnatori. Purtroppo l'aereo precipita in un luogo angusto e misterioso e per un anno e mezzo le adolescenti sono costrette a sopravvivere al limite dell'umanità. E solo poche di loro si salveranno e torneranno a casa sane e salve. 25 anni dopo, la loro vita è inevitabilmente segnata da quell'evento scioccante e nonostante cerchino di pensarci il meno possibile, continua a far parte di loro e a indirizzarne il comportamento, tanto più che alcuni strani avvenimenti riportano alla luce quanto accaduto laggiù. Quello che succede nei boschi non rimane nei boschi. Yellow Jackets, che prende il nome dalla squadra protagonista, alterna quindi flashback del passato nel 96 prima e dopo lo schianto a sequenze ambientate oggi nel 2021 per raccontare in parallelo questi legami dei personaggi con ciò che erano e ciò che sono diventati. Tutto questo non può non portare alla mente quella pesante eredità che Lost ha lasciato nella serialità, nella struttura non solo temporale ma anche narrativa, dato che ogni episodio è monografico e dedicato a un personaggio in particolare, anche se ovviamente tutte le storyline proseguono e si incontrano. Inoltre, nonostante le somiglianze, risulta una serie più matura e soprattutto con un approccio diverso, perché innanzitutto seguiamo le protagoniste anche nel presente e quindi sappiamo che alcune di loro, non tutte, sono sopravvissute e sono tornate nel mondo reale, dovendo raccogliere i cocci della propria vita, e poi perché il grosso del cast è femminile ed è su di loro che punta tutta la narrazione. Non che i personaggi maschili siano poco interessanti, ma è sulle giocatrici della squadra, adolescenti e adulte, che gli autori Ashley Lyle e Bart Nickerson si sono sbizzarriti nel sviscerare tutte le sfaccettature possibili dell'universo femminile, giovane e maturo, e di cosa accada quando lo stesso fa gruppo, e di cosa succeda quando viene spinto al limite e quindi fa uscire l'istinto più primordiale, complice un luogo ameno e avverso che possiede anche un elemento al limite del soprannaturale. Yellow Jackets è quindi una storia che ricorda Lost, ma allo stesso tempo si discosta da Lost. Il climax narrativo che porta al finale, soprattutto al nono episodio, rivelatore e ricco di plot twist come faceva il Trono di Spade, preme sull'acceleratore da metà stagione in poi, da quando le varie storyline e la caratterizzazione dei personaggi risultano più chiare e avvincenti. Le atmosfere si fanno più cupe, l'elemento mystery che gioca su ciò che lo spettatore non sa, chi è sopravvissuto e chi no e come e quando sono morti gli altri, e i colpi di scena sono raccontati con una sapienza narrativa impeccabile. Il tutto puntando decisamente sull'appuntamento settimanale più che sul binge watching. Una scelta in controtendenza con i tempi, quasi vecchio stampo, ma proprio per questo affascinante e coraggiosa. Ora che tutti divoriamo le serie in fretta e furia, Yellow Jackets ci obbliga ad avere pazienza e a gustarci meglio le cose. Una sensazione che ci ha davvero riportato agli anni in cui aspettavamo una settimana prima di provare a scoprire cosa diavolo stesse succedendo sulla misteriosa isola di Lost. Nella serie il presente delle adulte è importante tanto quanto il passato delle adolescenti, ed è anche questa la forza narrativa dello show, rendendolo distante da Lost e allo stesso tempo appetibile per tutte le età. Yellow Jackets è un romanzo di formazione gettato nella giungla della vita, letterale e metaforica. Un coming of age che ci ricorda quanto un evento traumatico porti conseguenze per coloro che sopravvivono, ma soprattutto quanto feroce possa essere l'adolescenza stessa. Il periodo in cui il nostro corpo cambia insieme ai nostri pensieri, i nostri sentimenti e durante il quale tutto è sentito al massimo.
Se inserito in una cornice ancestrale come quella dei boschi che sembrano richiamare antichi dei di madre natura, tutto viene amplificato ancora di più arrivando a toccare vette impensabili. Ciò che si chiede allo spettatore è di iniziare un viaggio, ancora una volta letterale e metaforico, da cui alla fine uscirà con un bagaglio emotivo altrettanto arricchito. Questo anche grazie alla fotografia cangiante e alla colonna sonora scelta accuratamente, dal tema principale stridente come l'adolescenza, ai brani vintage mescolati a canzoni più moderne per rimbalzare tra le epoche del racconto, il trauma subito delle protagoniste e il loro presente ingarbugliato. Yellow Jackets, più che l'erede di Lost, è la vita stessa, che è in fondo una lotta per la sopravvivenza. E voi? Conoscevate questa sorprendente serie TV? L'avete iniziata a vedere? Vi intriga? Fateci sapere la vostra nei commenti.